Buongiorno famiglia, benvenuti tutti. L'audio oggi è necessario per sostituire la diretta perché l'applicazione va continuamente in crash e quindi ci accontentiamo di questa forma, forse leggermente ridotta, ma sempre a servizio della parola. Vogliamo iniziare questo martedì mattina oppure concludere la nostra giornata, a seconda di quando ascolteremo questo tempo, con appunto l'ascolto e un breve commento del Vangelo di oggi. Iniziamo insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai farisei: Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: Vuole forse uccidersi dal momento che dice dove vado io, voi non potete venire? E diceva loro: Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati, se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: Tu chi sei? Gesù disse loro: Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare. Ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste parole molti credettero in lui. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Cari amici e famiglie all'ascolto, Gesù insiste oggi su una delle tante espressioni riportate in questo Vangelo che sono di una certa complessità. Bisognerebbe conoscere bene un po' lo spirito degli scritti giovannei e come l'Apostolo diciamo più amato, l'apostolo amato dal Signore, osservava ormai alla fine del primo secolo, quindi molti anni dopo la vicenda di Gesù, la vicenda umana e divina, la morte, la passione, la risurrezione di Gesù, osservava i ricordi del suo maestro, di come le parole si stavano realizzando nella vita dei suoi discepoli già dopo la prima grande persecuzione di Nerone. E la parola che forse si ripete più spesso in questo testo e sulla quale Gesù insiste e sottolinea è proprio questa: morire nel proprio peccato. Voi morirete nei vostri peccati. Una espressione enigmatica di Gesù che va un po' sciolta, prima di tutto perché si sta dirigendo in modo particolare verso i cosiddetti giudei, così li chiama Giovanni. E non rappresentano solamente una categoria religiosa del popolo di Israele, ma caratterizzano un po' e indicano perlomeno un po' tutte le categorie religiose di ogni epoca e di ogni religione, quelle categorie di persone che all'interno della religione hanno fatto casa e della religione, dei suoi dogmi, dei suoi precetti, ne hanno fatto scudo e corazza. Considerate poi che oggi Gesù è veramente incamminato con decisione verso Gerusalemme ed ha capito, con una certa chiarezza, che si tratterà della sua Pasqua. Quest'anno la Pasqua ebraica non sarà celebrata con un rito, diciamo, ortodosso, ma con un rito estremamente profano e pochi capiranno ciò che sta accadendo. Lo capiranno dopo, con il sostegno dello Spirito Santo, ovvero lui sarà l'agnello che verrà immolato quest'anno.
La morte quest'anno riguarderà Dio stesso. È grande nota che era veramente incomprensibile come abbiamo ascoltato nel testo. Non c'è giudeo, ma non c'è uomo. Neanche i discepoli alla fine capiranno. Non c'è uomo che capirà che sull'altare del sacrificio quest'anno non c'è un agnello qualsiasi, l'agnello migliore, senza difetto, come prescrivevano i rituali della Pasqua antica, ma ci sarà Dio stesso nella sua seconda persona della Trinità, nel suo Figlio Gesù Cristo. E questi uomini religiosi, c'è anche una religiosità, passatemi il termine, pagana se volete, ovvero coloro che si trincerano dietro norme, che diventano corazza, dietro norme che diventano delimitazione per stabilire coloro che sono dentro, che appartengono in modo esclusivo, come ad un club, un Rotary. Dall'altra parte invece l'esclusione nella zona profana dei perduti, dei cosiddetti lontani, dei maledetti. Ecco, questa forma di rigidità e di giudizio verso ciò che è puro e ciò che è impuro, viene letteralmente distrutta dalla croce, dalla passione di Gesù. Lo scriverà anche San Giovanni Crisostomo in un meraviglioso commento alla passione e alla morte di Gesù. Ma da dove viene la forza dirompente del cristianesimo se non da quella ferita aperta, che dalla quale sgorga dal costato di Gesù sangue e acqua che irrorano, vivificano, rinnovano completamente il modo della fede? La forma della fede. Cosa vuol dire credere in Dio se non passare nella fede in Gesù Cristo, questo vero Dio, vero uomo, che appunto dà energia e rinnova e anzi, come dire, sancisce la nuova appartenenza attraverso l'acqua del battesimo che sgorga da quella ferita. Quindi questa forma rassicurante della religione che Giovanni ha chiamato i giudei, quelli che moriranno nei loro peccati, è destinata a crollare, e a crollare in quel piccolo intertempo, che scorre tra il tempo del momento del Golgota, la crocifissione, la morte e poi il sepolcro vuoto. È come se Dio avesse scelto di uccidere qualsiasi forma religiosa di appartenenza dall'interno del Tempio, come aveva vaticinato e detto di sé: questo Tempio distruggetelo, lo ricostruirò in 3 giorni. Alludeva al Tempio del proprio corpo, ma questo corpo che muore e risorge è un corpo che distrugge il Tempio. Quindi è come se Dio avesse scelto la sua morte. Ha scelto per sé la sua morte e con questa dall'interno distrugge l'artefatto religioso che lo circonda, che è bello, è ricco di pietre votive, ricordate, ma è opera umana, è opera dell'uomo. C'è una religiosità che è opera dell'uomo e che è scandalo per l'umanità e per coloro che non credono, perché è una forma esclusiva di appartenenza. È una forma, come dire, raffinata di nobiltà, di imborghesimento. È una forma di giudizio moralistico spietato che distrugge il povero, uccide la vedova, l'orfano, lo straniero. Non è una forma aperta, inclusiva. Ecco, dunque dall'interno Gesù distrugge. E perché Gesù dovrebbe rinnovare completamente le categorie, le forme della fede? Distruggendo il tempio, quindi morendo nel suo corpo. Perché Dio deve morire nel cristianesimo? Ecco, forse questa è la spiegazione o comunque una via di interpretazione di quella frase che Gesù ripete più volte oggi nel Vangelo, morire nel proprio peccato. Qui non si tratta di peccati, carissimi amici, eh? Non si tratta di briciole nel fare peccati. I peccati sì, si fanno, e riguardo a questi non sarà certo la buona volontà che ci salverà dal cadere, no? Sarà un po' la buona volontà, ma soprattutto la grazia del Signore, costantemente vicini al sacramento della riconciliazione. Ma morire nel peccato è una espressione che forse è segnata proprio da quella particella del discorso, questa preposizione dentro, dentro.
Morire dentro il peccato, esserne come avvolti, è come esserne assuefatti. È come coloro che stanno dentro una stanza, ma non sanno che stanno dentro questa stanza e la osservano, una sola povera stanza, ma come se fosse il mondo intero, senza sapere cosa c'è fuori. È come un vedere e interpretare il mondo e le persone a partire dal proprio punto debolissimo di osservazione. Essere chiusi dentro. Il peccato non è una realtà che si compie e poi siamo esterni e liberi da essa, ma questa forma di peccato, che è il peccato per antonomasia, il rifiuto di Cristo, è come uno stare dentro e viverci dentro, quasi una forma di rassicurazione. È una grave forma di miopia in realtà rispetto alla verità. Non poter vedere nulla di ciò che è vero e trasformare in male anche tutta la realtà esterna che osserviamo, mal interpretare cose, persone e idee, perché siamo dentro questa logica che ci ottunde completamente. Il peccato, morire nel peccato, cioè morire avvolti da questa radicale ignoranza della verità. E malinterpretazione dell'essenza anche della vita stessa, questa non fede è una negazione, appunto, ed è il rifiuto di Cristo. Il rifiuto della divinità, ma anche il rifiuto della sua umanità. Essere meno divini, ma anche poi terminare per essere meno umani. Rifiutare cose bellissime, quali la salvezza, rifiutare la liberazione. Rifiutare la figliolanza e poi infine, ovviamente, rifiutare l'amore. Il peccato è questo. Viverci dentro vuol dire vivere in un costante rifiuto dell'amore, che si potrebbe dare certamente, ma anche rifiuto e insensibilità nei confronti dell'amore che si riceve quotidianamente. È come un porre l'accento costantemente a ciò che è negativo. Incontriamo, no, spesso persone o noi stessi ci soffermiamo su ciò che è negativo e deludente, su come le cose vadano sempre peggio, su come il mondo sia sempre più nero e gettiamo fiumi di inchiostro che annerisce tutto e che sperpera ogni occasione di grazia e diventa cieco nei confronti del bene. Ecco, stare dentro questa cortina fumogena vuol dire sparlare, gridare e ignorare completamente le forme di bene che ci circondano, le forme di bene delle quali anche noi dall'interno siamo capaci. Insomma, in qualche modo ci disabilitiamo noi stessi. Se decidiamo, Dio non voglia, di vivere dentro questa forma di peccato. Questa, carissimi fratelli e sorelle, è una, come dire, è l'occasione d'oro per poter rientrare all'interno di una logica di amore e di bellezza, non bellezza estetica, bellezza esistenziale alla quale siamo stati chiamati. E questo peccato dentro viene vinto dal Cristo che muore e risorge dentro, rompendo le strutture del tempio che ci siamo costruiti o che ci hanno affibbiato dall'esterno per renderci più sicuri, più saldi, più buoni a noi stessi, eh? Questo Gesù dentro non poteva oggi non ricordarmi la nostra cara Gabrielle Bossis, nel diario mistico di questa mistica degli inizi del Novecento, che è un diario meraviglioso nella quale lei trascrive i dialoghi con Gesù. Ve ne leggo un frammento per terminare questo audio, che sostituisce la diretta di oggi. Il 16 gennaio del 1947 Gabriel scriveva, rivolgendo prima a lei la domanda: Cristo mio, dove sei? Ecco che Gesù dal suo interno le risponde: Non sono sempre in te? Vieni più spesso a cercarmi qui. Pensaci quando ricevi gli altri e cerchi parole di carità. Io te le donerò. Pensaci quando hai una tristezza, io la consolerò. Ho tutto quello che occorre e non sono lontano. Pensaci la sera, quando
Quando rimpiangi l'una o l'altra parte della tua giornata, domandami perdono, qui, vicino. E quando sei distratta, ritorna a guardarmi per prendere forza e fedeltà. Hai notato che tutto quello che fate per la mia gloria è per voi di estremo vantaggio? Il mio amore per voi vuole così. Non credi che la tua bella sanità sia venuta dalle tue mortificazioni corporali? Quando dialoghi con me, non è il tuo momento più dolce? Quando cerchi di farmi piacere, non senti come una vita nella tua vita? Ti accorgi che sono io che te la dono? L'unione con me non può far altro che trascinare le mie benedizioni. Quale supporto può avere l'anima che vuole vivere lontano da me, in una colpevole indifferenza? E sai la felicità che mi procuri quando dimentichi tutto, anche te, per non pensare che a me? Sai che i desideri sono meriti? Mi glorificano. Non averne vergogna. A forza di moltiplicarli, diverranno atti. Arricchisciti e non mancare di attingere alle ricchezze del tuo sposo. Termino questo audio, amici carissimi, augurandovi una santa buona giornata e quinta settimana di Quaresima in attesa della Domenica delle Palme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica, protegga e accompagni Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie, Signore, per questa mattinata. Grazie per questa parola di Dio con la quale ci raggiungi ovunque siamo. Bello sapere che alcuni sono in macchina, alcuni a piedi camminano, altri lo vivono come un podcast per poter ravvivare la giornata, per ascoltare una piccola catechesi. Bello pensare che molti giovani possano trovare vigore in questa parola e sentire il desiderio di vivere con intensità la loro fede, questa forma rinnovata con la quale Gesù ci invita a partecipare alla Pasqua. Buona giornata a tutti voi. Siente l'allegria di vivere, según la voz de tu alma, y no dejes de pensar que es Dios el que te habla, mas no cambie su voz por tus palabras. Amar será mi ser.